poter inaugurare una mostra di una figura così straordinaria, che dalla figurazione all'astrazione, come dice il titolo della mostra stessa, ha raccontato e ha in un certo senso anche scardinato un sistema dell'arte, proponendo qualcosa di straordinariamente efficace e importante nella storia dell'arte del secolo scorso. La mostra di Piet Mondrian al MUDEC di Milano, dal titolo Dalla figurazione all'astrazione, traccia le linee della ricerca e dell'evoluzione che hanno portato il pittore dalla rappresentazione espressionista del paesaggio olandese a De Stijl e alle geometrie che lo distinguono e che l'hanno reso riconoscibile in tutto il mondo. Un artista che diciamo si è affermato per essere in grado, tra le altre cose, di realizzare in modo semplice espressioni complesse, che non vuol dire affatto facili. A molti anni di distanza dall'unica monografica a lui dedicata, le opere riunite nelle sale del MUDEC permettono di tracciare il percorso dell'evoluzione dell'artista di Amé Schwartz, dal primo periodo figurativo del naturalismo e dell'impressionismo, progressivamente attraverso il post-impressionismo, i fauve, il simbolismo, il cubismo, fino all'iconico periodo astratto del neoplasticismo, che gli ha dato la maggiore notorietà. Mondrian attraversa stili diversi, alla ricerca appunto di sperimentazione, di forme, di colore, e queste sono caratteristiche che anche per noi in Deloitte sono importanti, questo continuo sperimentare e fare ricerca, approfondire, e per Mondrian questo ha voluto dire poi creare qualcosa di assolutamente nuovo, di assolutamente personale. Piet Mondrian è senza dubbio uno degli artisti più iconici del Novecento. 150 anni dalla nascita, continua a esercitare un'influenza straordinaria nei più vari ambiti della arte visiva e non solo. Lo si può definire uno dei massimi ispiratori dell'estetica contemporanea. What makes it very important for this exhibition? Vorremmo mostrare con questa prima mostra di Piet Mondrian qui a Milano il concetto che fa passare la sua carriera artistica dall'arte figurativa all'arte astratta. E in effetti Mondrian ha imboccato una strada, e come possiamo vedere anche dalle opere in mostra, che non solo l'ha reso famoso nel grande pubblico, come potete vedere sulla copertina del catalogo, Mondrian è conosciuto per questo tipo di opere, che sono le opere del suo periodo astratto, ma vorremmo fare scoprire al pubblico italiano e internazionale quella che è un concetto molto importante nell'arte. L'innovazione si basa sempre e parte sempre dalla tradizione. È per questo che io credo che questa mostra sia particolarmente importante, perché mostra non solamente il passaggio tra l'arte figurativa e l'arte astratta, ma mostra anche quelle che sono le radici di questo passaggio. Perché nel XIX secolo, appunto, come dicevo, si è avuto questo passaggio e questa interazione artistica che, come dicevo, è partita dal XVII secolo e da tutti quegli artisti che viaggiavano in Italia per ispirarsi. Ebbene, questa mostra è quindi importante per dimostrare questo, per dimostrare quanto importante sia non solo l'opera di Piet Mondrian qui appunto nella mostra al MUDEC, ma anche come sia stato importante per lui ispirarsi alla tradizione per arrivare alla innovazione. La formula Mondrian è proprio ciò che noi abbiamo cercato di raccontare attraverso ovviamente l'arredo, dove l'Italia ha un rilievo particolare, perché ricordiamo che le aziende italiane
Cassina e Cappellini in particolare che abbiamo in mostra, sono quelle che hanno editato i mobili di Gerrit Rietveld e dei mobili tributo a Mondrian, che quindi riescono a completare questa parabola che passa attraverso l'avanguardia del destino.